Technologie. Okay, Thomas. Technologie. Transmission technology. Okay, Thomas. La trasmissione tecnologica di OK Radio. Buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di OK Toms, qui in diretta dagli studi di OK Radio. Sono il vostro Robert Hunt di Toms Hardware in compagnia del DJ Stay di OK Radio. Ciao caro, tutto bene? Tutto a posto, grazie. Bene, oggi mi sa che faremo una puntata flash. Va bene. Vai. Allora, non vi dico come potete contattarci, no dai, ve lo dico, soliti numeri di telefono 0331 15 86 900, la mail diretta @okradio.it, Skype OK Radio Web, Facebook OK Radio Web, Twitter OK Radio _IT e il numero di WhatsApp 393 82 57 760. Bene. Devo anche riprendere fiato un pochino. Dicevo, puntata pregna di argomenti, puntata flash in edizione ridotta. Sì. Vi parlerò allora di SimCity 2000 Special Edition, che si può scaricare gratuitamente, quindi una dritta per chi è appassionato di questo gioco gestionale. Poi sì, vi parlerò di Pirate Bay brevemente, perché ieri c'è stato un sequestro di numerosi server da parte della polizia svedese. Sì. Poi vi parlerò dello smartphone, lo smartphone del momento, già soltanto un nome che è tutto un programma, si chiama Tonino Lamborghini 88 Tauri, per cui non potete lasciarvelo sfuggire. Sì. E poi, se faccio in tempo, vedremo di raccontarvi una piccola aneddoto su PS4, che la stanno vendendo l'edizione limitata per il 20° anniversario, la stanno vendendo su eBay, o meno i pochi fortunati che sono riusciti, sì, a comprarla, la stanno vendendo a prezzi folli. Ah. Però questo ci arriveremo dopo. Sì. Parliamo allora subito di SimCity 2000 Special Edition, che si può scaricare gratuitamente su Origin, la piattaforma, sì, online di Electronic Arts. Quindi basta cliccare su Origin, il sito web di Origin, scaricare il software e crearsi l'account se non l'avete già fatto. Dopodiché bisogna cliccare nella sezione offre la ditta e automaticamente il gioco comparirà nel proprio account. Vabbè, ovviamente potete scegliere se scaricarlo subito o dopo, quindi io qua l'ho fatto, però poi me lo scaricherò con calma a casa. E questa è un'iniziativa molto carina di Electronic Arts, perché appunto ogni mese più o meno, non è, sì, proprio un periodo di tempo preciso, però ciclicamente l'azienda butta fuori dei giochi gratuiti, ovviamente per poco tempo, quindi approfittatene anche per SimCity 2000, sì, quindi per poco tempo butta fuori giochi gratuiti, quindi se uno li ottiene durante quei periodi di tempo lì, poi rimangono propri per sempre. Bene. Quindi approfittatene, perché già in passato, per esempio, l'azienda ha reso disponibile gratuitamente Battlefield 3, Dead Space, Dragon Age Origins e molti altri giochi. Questi tre citati sono tutti e tre molto, molto belli, per cui ovviamente purtroppo noi di Toms vi abbiamo fermato sulle pagine del nostro sito, ma non qua OK Toms, ma nelle prossime puntate vi ricorderemo sicuramente, vi segnaleremo se ci sarà qualche altro gioco gratuito. E questo di oggi è proprio SimCity 2000 Special Edition, si può dire il capostipite, anzi uno dei giochi migliori gestionali, e a detta di molti il migliore di questa saga di SimCity, che ovviamente bisogna costruirsi la propria città virtuale, fare la sorta di sindaco e gestire varie calamità godzilliane o aliene di ogni tipo, per cui io ci ho giocato tantissimo tempo all'epoca della sua uscita e diciamo che adesso sicuramente ne approfitterò per dargli una certo, rinfrescata. Certo. Ovviamente, vabbè, il gioco è vecchio, quindi non è che costa tanto, sono 6 euro, il prezzo sarebbe di 5,99 euro. Però vabbè, comunque sempre qualcosa di risparmiato, cioè mi andate a mangiare un panino, una bibita e alla faccia, alla salute di Electronic Arts. Bravo. Ecco, mettiamola così. E adesso rimaniamo in tema di cose da scaricare, ma parliamo un po' delle cose pirata, perché ieri la polizia svedese ha sequestrato server, computer e ogni attrezzatura che The Pirate Bay, famoso sito che offre la possibilità di scaricare robe pirata, sì, aveva appunto su queste attrezzature che Pirate Bay aveva presso un data center Port Lane di Naka, vicino a Stoccolma. Ah. Dopo questo blitz la piattaforma è infatti andata offline e anche altri siti affiliati sono caduti, sono diventati irraggiungibili. E non è ancora chiaro se questa sia veramente la parola fine al progetto Pirate Bay, perché comunque molti sospettano che questo possa essere un duro colpo, e il consiglio è quello di non diffidare, cioè anzi di diffidare
dei siti che salteranno fuori nelle prossime ore, proponendosi di essere diventati i nuovi Pirate Bay, perché tenderanno a sfruttare il fatto che Pirate Bay non è più raggiungibile, quindi a cercare di sostituirsi, però magari la navigazione non sarà sicura, vi scaricherete file schifezze. Ovviamente noi vi consigliamo di non navigare su questi siti e di non scaricare questi file, perché in generale appunto vi sconsigliamo di scaricare file pirata, dopotutto se sono protetti da copyright un motivo c'è. Sì. Bene, sempre velocemente, guarda, sto facendo tutto in frettissima, super fretta. Vi parlo del cellulare del momento. Grazie. Cioè, il nostro preferito. Guarda, già te l'ho parlato poco fa, esatto, te ho accennato. Si chiama Tonino Lamborghini 88 Tauri. È un nome così, basta davvero. Scusa, 88 Tauri sta per Tamarri. Esatto, 88 Tauri, perché esatto, come si dice qua nel nord Italia, Tauri è sinonimo di tamarro. Anche se, dire la verità, potrebbe essere toro in questo caso. Certo. Però guarda, sarebbe stato più bello 88 Tauri nel senso di tamarri, che te lo vengono a consegnare 88 tamarri proprio di periferia, dalla peggio periferia, vengono lì, prima ti gonfiano di botte e dopo ti dicono vabbè dai, per ripagarti ti do questo cellulare, che è un cellulare LTE Android extra lusso. Si parla infatti, allora vi leggo qualche dato tecnico. Allora, schermo da 5 pollici full HD, processore da 2,3 GHz, 3 GB di RAM, 64 GB di spazio archiviazione, fotocamera da 20 megapixel e da 8 megapixel quella anteriore, batteria da 3200 mAh, ovviamente rivestimenti di lusso, in finiture di pelle, metallo, con tante colorazioni, puoi prenderlo nero, blu, arancio, marrone, oro, ovviamente vabbè oro è il colore... Certo. Tamarro in assoluto, cioè come non prenderlo oro. Infatti il nostro consiglio è di prenderlo dorato, sempre se riusciate a prenderlo, perché comunque si tratta di un'edizione limitata, ne hanno prodotti soltanto 1947 e il prezzo diciamo che è un po' fuori mercato, soprattutto se volete fare un regalo last minute per Natale. Si parla infatti di $6,000 solo, onesto, esatto. Però... che al cambio corrispondono a circa 4.870 euro. Per cui diciamo, se volete fare un regalo ai vostri genitori, vostra famiglia, vostro partner, diciamo che magari forse è meglio regalarli, che ne so, una gita con un tamarro, magari sarebbe sarebbe più divertente. O con 88 tamarri, no? Un po' come gli 88 folli di Kill Bill, questi invece sono gli 88 tauri, di che ne so, della periferia di Legnano, ad esempio. o delle giostre di Legnano, che salutiamo. Te lo consigliare col booster. Quando lo compri, te lo consiglio col booster. Dico, zio, piglia, è arrivato il tuo telefono. Oh, sono sei sacchi, bello, paga vecchio. E quindi, ebbene, così, metodi di distribuzione alternativa per questi cellulari, che davvero altro che droni, i tamadroni, per continuare con queste battutacce. E che altro, sempre a proposito di prezzi folli, chiudo questa puntata short di OK Toms parlandovi di PS4, l'edizione 20° anniversario, che è stata venduta in edizione limitata, quindi ce ne hanno prodotte poche anche di queste PS4, no? E non costa tanto come il cellulare degli 88 tamarri, diciamo che alcuni utenti sono riusciti a prendere una copia e a rivenderla, anzi una copia, un'unità, un dispositivo, e rivenderlo su eBay a prezzi ovviamente folli. Cioè? Ovviamente, perché tutto è in edizione limitata, c'è cioè questa cosa del collezionismo, uno la paga 499 euro e la rivende magari a $20,000 su eBay. 88 Tauri, davvero. Esatto, hanno fatto un gruppo d'acquisto 88 Tauri e sono riusciti a venderla comunque su eBay a cifre folli, a partire dai $10,000 fino ad arrivare anche ai $20,000, per quello che veramente comunque tutti i link del caso li troviamo dove? Sotto Tom's Hardware. Ovviamente, li trovate cliccando su Tom's Hardware o anche sotto il video che qua nella descrizione. Bravo. Quando li carichiamo su YouTube. Bene. Bene, e io con questo ti saluto, saluto i nostri spettatori, saluto tutti gli 88 Tauri che ci stanno osservando. Grazie. E vi auguro una buona giornata. Ciao.